Ciao ragazzi, sono passati 10 giorni da quando sono stato fermato davanti a Montecitorio perché ho portato la mia piantina di cannabis autocoltivata in Parlamento. Sto ancora aspettando la notifica della convalida di quel verbale, quindi non ho grandi aggiornamenti per il momento, ma già stiamo mettendo in campo altre azioni. Proprio nella giornata di oggi abbiamo tappezzato Roma di manifesti per chiedere al Parlamento una discussione. Proprio domani, martedì 7 luglio alle 12 a mezzogiorno, sarò alla Camera dei Deputati insieme a Riccardo Magi, Matteo Mantero, Caterina Licatini e Aldo Penna per una conferenza stampa in cui siamo già pronti a rilanciare su questa disobbedienza civile. Potete seguirci nella pagina Facebook di Meglio Legale. Volevo ringraziare nuovamente tutte le persone che in questi 10 giorni hanno donato per sostenere le spese legali del mio processo, così come di tutti gli altri processi che stanno partendo per i fermi che ci sono stati in questi mesi di disobbedienza civile. Se vi ricordate, nella scorsa settimana ho lanciato anche un appello alle aziende italiane per sostenerci. Tante aziende ci hanno contattato, i ragazzi di Meglio Legale ci stanno ancora parlando, ma ne vorrei ringraziare soprattutto una che già ci ha dato un importante sostegno, che è Just Mary. In descrizione trovate tutti i loro contatti. Veniamo invece al tema della giornata. Oggi volevo parlarvi di una parte di storia delle disobbedienze civili sulle sostanze stupefacenti che è poco conosciuta in Italia. Ha come protagonista Marco Cappato. Purtroppo ho fatto una diretta Instagram che volevo riportarvi in questo video, ma per sbaglio non l'ho salvata e quindi non ve la posso fare vedere dall'inizio, quando lui racconta le sue prime disobbedienze. 20 anni fa Marco Cappato iniziò la sua storia di disobbedienza civile presentandosi a Manchester nel Regno Unito da dei poliziotti e consegnandogli del fumo che aveva con sé. All'epoca in Inghilterra c'erano pene severissime sul punto, anche semplicemente per chi consumava. A seguito di quel gesto Marco Cappato andò in carcere per 4 giorni ed era allo stesso tempo parlamentare europeo. Ciò permise al Parlamento europeo di iniziare una discussione e di declassificare la cannabis dalla tabella delle droghe. Questo sta permettendo oggi, a 20 anni di distanza, di avere sempre più stati che trovano nuovi approcci alla legalizzazione della cannabis. L'altra disobbedienza che ci ha raccontato e che forse non conoscete riguarda invece una sua azione fatta in Olanda. Dovete sapere che se noi oggi andiamo in Olanda e possiamo entrare liberamente in un coffee shop, anche questo lo dobbiamo a una disobbedienza civile dove ha preso parte anche Marco Cappato. Nel 2012 il governo olandese stava per inserire una sorta di weed pass, quindi un tesserino che non avrebbe permesso ai non residenti di entrare in un coffee shop. Marco, d'accordo con un commerciante di Maastricht, decise di andare al suo coffee shop e denunciarlo per discriminazione. Questo ha fatto sì che in Olanda si bloccasse il tentativo di creare una weed pass e quindi ancora oggi tutti noi possiamo andare in Olanda a fumare tranquillamente. Da quel momento le disobbedienze civili per Marco Cappato non sono finite, le ha ripetute a Milano, coltivando, sta aderendo ora Io Coltivo, ma le ha portate avanti anche su altri fronti. 2 anni fa l'abbiamo conosciuto tutti per la sua disobbedienza civile più grande, quella che ha visto protagonista lui e l'aiuto che ha dato a DJ Fabo per il proprio suicidio assistito in Svizzera. Quella disobbedienza civile ha portato a un grandissimo risultato, che è una storica sentenza della Corte Costituzionale con cui è stato detto che anche in Italia non è punibile, non è un reato aiutare una persona ad ottenere il proprio suicidio medicalmente assistito. La disobbedienza civile anche qui va avanti, insieme a Mina Webbi ha aiutato un'altra persona, Davide Trentini, per poter arrivare a una legge sull'eutanasia legale. Tutto ciò sta accadendo nell'assoluto immobilismo del Parlamento, ma i tribunali vanno avanti. Proprio l'8 luglio avrà un processo che riprenderà su questo punto. Ma senza andare troppo avanti, ne parliamo direttamente con Marco Cappato, che ci parlerà di scienza e politica, di cannabis e disobbedienze civili. Marco Cappato è anche l'autore di questo libro, Credere, disobbedire, combattere. Se volete leggervelo, è una lettura molto interessante, parla soprattutto di disobbedienza civile,
ma anche delle sue azioni sulla cannabis e su tutte le altre sostanze, in descrizione vi lascio il link. In questo momento c'è una grande diatriba sui termini tra legalizzazione e liberalizzazione. Personalmente il mio invito è quello di mettere un po' da parte questa diatriba, non perché le differenze non siano importanti, le differenze sono importanti. Personalmente ho un istinto libertario, per cui sono per una deregolamentazione abbastanza spinta, soprattutto se pensiamo al fatto che stiamo parlando tutto sommato di una pianta. Poi credo che sia importante anche parlare di altre droghe. In termini di dibattito è un dibattito utile, se diventa uno scontro non è più uno scontro utile, perché qualsiasi passo avanti, anche se fosse un passo avanti di un rigido monopolio di Stato, sarebbe comunque un passo avanti. Matteo Mainardi, per chi non lo sapesse, magari lo sta più seguendo sul tema della cannabis, Matteo sei il coordinatore della campagna eutanasia legale. Ecco, la campagna eutanasia legale negli ultimi 14-15 anni ha ottenuto avanzamenti molto importanti sull'interruzione delle terapie, il testamento biologico. Se noi avessimo dovuto essere massimalisti dall'inizio, per cui o si legalizzava subito l'eutanasia o nulla, non avremmo ottenuto nulla, secondo me, e soprattutto molte persone che in questo modo hanno ottenuto di poter morire senza soffrire non avrebbero ottenuto questo diritto. Quindi discutiamo di quale sarà il modello di legalizzazione. È molto utile avere le idee chiare, quindi è molto utile iniziare a discutere, ma se questo diventa uno scontro che divide il campo di chi vuole legalizzare, allora questo scontro non è più utile. Quello che dobbiamo tutti capire è che in questo momento soprattutto quello che dobbiamo ottenere è un dibattito innanzitutto. E poi è il senso della disobbedienza civile stessa, cioè con la disobbedienza civile quello che si chiede alla politica è una assunzione di responsabilità. Noi due legislature fa, con Radicali Italiani, con l'Associazione Luca Coscioni, con altre organizzazioni, abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare. Io neanche mi ricordo cosa c'è scritto esattamente, cioè non è importante. Ci sono sicuramente proposte migliori di quella che abbiamo depositato. Assolutamente, assolutamente, ma non è questo il problema. Il problema è che il Parlamento non sta mettendo in discussione né la nostra di iniziativa popolare, né qualsiasi altra proposta che è stata presentata. E come si dice, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Il vero problema non sono tanto i proibizionisti, diciamo così, aperti, quelli che lo dicono in modo chiaro. Questa posizione ormai è sconfitta nel mondo, nella società, come posizione ideologica. Il vero problema sono quelli che dicono a parole di essere d'accordo e poi non muovono un dito affinché la discussione ci sia, perché sanno che la discussione spezzerebbe la compattezza del loro partito, della loro coalizione, del loro gruppo parlamentare, e quindi hanno paura della libertà dei loro parlamentari tanto quanto hanno paura della libertà dei loro elettori. Questo è il problema. Se noi invece siamo qui a litigare tra chi vuole il modello uruguaiano, chi vuole il modello californiano, chi vuole il modello olandese, chi vuole un altro modello, abbiamo perso in partenza. Tu prima hai parlato anche di altre sostanze. Ma questo chiama in causa il discorso della scienza, che è un discorso che va affrontato con criterio, perché io a volte leggo delle cose sulla cannabis che, no, come se... La pianta dei miracoli. Sì, come se guariamo domani mattina da tutte le malattie, eccetera. Attenzione, ci sono degli effetti benefici, ci sono degli effetti terapeutici importanti, ma per stabilire quali, come e quanto, ma soprattutto con quali eventuali effetti indesiderati, controindicazioni, eccetera, la parola va agli scienziati e non all'entusiasmo politico di ciascuno di noi. E questo riguarda la cannabis, riguarda qualsiasi altra sostanza. Cioè la verità è che, in particolare in Italia, una seria ricerca scientifica sulla cannabis non viene fatta. E quindi è anche vero che ci sono risultati ancora poveri in termini di ricerca scientifica, ma questa è una conseguenza del fatto che manca la ricerca. Quindi bisogna difendersi dai due rischi: da una parte invocare effetti miracolistici, ma dall'altra però capire anche quanto sia importante che gli esperimenti, le ricerche siano fatte e vadano avanti. Nel mondo vanno avanti non solo sulla cannabis, la frontiera della ricerca scientifica sta andando avanti su sostanze come l'LSD, l'MDMA, l'ayahuasca, la psilocibina, quindi i cosiddetti, diciamo, funghetti. Ci sono ricerche che ovviamente hanno bisogno di tempi, di modalità, quindi non sto adesso a fare l'elenco delle malattie, delle patologie per ciascuna sostanza, ma la scienza può essere un'alleata della battaglia antiproibizionista. L'importante è rispettarla come scienza. Cioè, a mio avviso, per legalizzare la cannabis, il consumo di cannabis, non c'è neanche bisogno di dimostrarne
le potenzialità terapeutiche. Dimostrarne le potenzialità terapeutiche è un compito della scienza. Ovviamente noi ci dobbiamo battere per la libertà che questo sia fatto attraverso il metodo scientifico. Se viene ostacolata in qualche modo la cannabis terapeutica è proprio per una barriera culturale, perché nel momento in cui viene riconosciuto accanto al nome cannabis l'aggettivo terapeutico, ma vale anche per l'LSD, per l'MDMA, per le altre sostanze di cui abbiamo parlato, a quel punto il muro etico-morale del proibizionismo diventa meno credibile. Ecco perché questi ostacoli assurdi, ecco perché battersi per la libertà di ricerca scientifica è un altro modo di essere antiproibizionisti. Leggevo un commento che dice: non sono d'accordo con te, la scienza sulla cannabis sa già quasi tutto. Nella scienza dire che si sa quasi tutto su Non qualcosa, può esistere questa cosa. pensavamo di sapere quasi tutto sulla forza di gravità e poi abbiamo scoperto la fisica quantistica, cioè, per carità, andandoci piano con i paralleli, è chiaro che c'è già un'importante letteratura scientifica, ma più si ricerca, più i dati sono solidi e la scienza non dice mai parole definitive su qualcosa. E secondo me non dobbiamo avere paura della ricerca, cioè dire che sappiamo già tutto, non c'è bisogno di avere altre prove, non ci aiuta. Cioè, anche se le ricerche dovessero dimostrare la pericolosità poi della cannabis o comunque effetti dannosi, questo comunque non vuol dire che poi dobbiamo smettere di lottare per la legalizzazione proprio perché si fonda su altri presupposti, non su Anzi, quelli della bontà o meno una della. ragione in più. È una ragione in più perché se qualsiasi medicina che prendete sui fogli, il cosiddetto bugiardino, sui fogli di istruzione, ci sono pagine e pagine di effetti indesiderati, collaterali, rischi per determinate categorie della popolazione, incroci tra una sostanza e l'altra. Allora, questo non significa ovviamente un farmaco come l'aspirina o la tachipirina, che sono tra i più consumati, hanno comunque tutta una serie di controindicazioni e di effetti collaterali. Detto questo, nessuno si sognerebbe mai di andarle a proibire. Poi è anche vero che un certo consumo più, diciamo così, al naturale entro certe quantità, anche la coca, la foglia di coca, un conto è se ti fai una dose, diciamo così, minima di mate de coca, di tè con la coca, è ovviamente un conto. E se pippi dalla sera alla mattina strisce di cocaina, è chiaro che sono due comportamenti completamente diversi, quindi gli effetti della quantità, gli effetti della qualità, gli effetti dell'incrocio col consumo di altre sostanze. C'è ancora moltissimo che abbiamo da sapere e quindi dobbiamo batterci perché la ricerca scientifica sia libera. Torniamo un attimo sulla disobbedienza civile in generale e sul senso anche rispetto alla cannabis. Voglio ricordare all'inizio degli anni 70 la prima disobbedienza civile fu quella di Marco Pannella, che pubblicamente espose la consumazione di uno spinello. Ecco, dall'inizio delle disobbedienze civili col Partito Radicale negli anni 70, il tema non è mai stato violiamo la legge perché è sbagliata e basta. Il tema è stato ci sono delle leggi che provocano crimine e quindi noi disobbediamo quelle leggi autodenunciandoci in nome di principi giuridici che riteniamo superiori e a livello, ad esempio, costituzionale o dichiarazioni internazionali dei diritti umani, superiori alle leggi proibizioniste. Nel caso dell'eutanasia e nel caso della cannabis valgono gli stessi principi, che sono quelli della autodeterminazione individuale, cioè noi sul nostro corpo dobbiamo essere liberi di fare quello che vogliamo. Ovviamente quando non mettiamo a rischio la salute altrui. Quindi è chiaro che se ci ammazziamo di canne o di whisky e prendiamo la macchina e andiamo a guidare per la strada, stiamo facendo qualcosa che mette a rischio non solo la nostra vita, ma anche la vita degli altri. Il principio di fondo al quale ci appelliamo è quello della libertà e autodeterminazione individuale. Questo era Marco Cappato, anche lui sta aderendo alla campagna Io Coltivo e noi siamo arrivati alla fine del nostro video. Quindi vi ricordo che se volete sostenere le spese legali della nostra disobbedienza civile dovete andare sul sito meglioLegale.it e donando anche soli 5 euro ci date un aiuto veramente enorme. Ricordo anche alle aziende italiane che ci stanno seguendo che anche loro possono dare il proprio contributo scrivendo ad antonella.soldo@meglioLegale.it.
Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se volete seguire gli aggiornamenti della mia disobbedienza iscrivetevi al canale qua sotto, attivate la campanellina cliccandoci sopra in modo da poter ricevere le notifiche ad ogni nuovo video. Noi siamo arrivati alla fine, grazie a Leonardo Monaco che mi ha dato una mano con queste riprese, se non vi sono piaciute la colpa è la sua e ciao!